E sentiamo il rumore del caffè sul fuoco. Sono le 7.53 minuti di martedì 12 dicembre. Il nostro ospite è arrivato. Allora diamo subito il benvenuto a Michele Fanelli, presidente del circolo Acli Delfino di Bari. Buongiorno Michele. Buongiorno a voi, buona giornata. Dopo la cioccolata calda che ci siamo presi è il momento del caffè. La settimana scorsa, insomma, il momento del caffè ci sta. La settimana prossima ci facciamo una birra insieme in diretta, Michele. Comprese con la focaccia, ovviamente, ovviamente. Certo. Michele, allora, lo dicevamo prima all'inizio di trasmissione che quando parliamo di folklore, di varesità, insomma, diciamo che il tuo nome arriva in automatico, in associazione. Tu sei di Bari Vecchia, hai fatto della tua identità, cioè quella dell'essere proprio del capoluogo pugliese, una vocazione nella vita, perché ogni volta che abbiamo bisogno di un'informazione in più, di qualcosa che abbia a che fare con la varesità, ripeto, tu sei il primo nome che viene in mente. Quando invece a te è venuto in mente di farti portatore di baresità? Beh, già da ragazzo vivendo tra i vicoli, le corti della città vecchia, io sono nato nella zona veneziana, noi a Bari Vecchia vicino alla chiesa di San Marco. Lì la nostra infanzia l'abbiamo fatta per strada. Quindi diciamo che, come ho scritto in un libro, Bari Vecchia entrava nel nostro sottano e noi entravamo nel Bari Vecchia nella strada, perché Bari Vecchia è la strada, almeno lo era la strada, dove si viveva di tutto, si viveva il quotidiano, si comunicava molto di più, le famiglie erano più unite, proprio perché la strada univa nel nome della tradizione, nel nome e soprattutto anche del dialetto. Chiese, sottosuolo, tu di Bari conosci praticamente tutto, è un po' come se fosse la tua amante Bari, no? Guarda, forse hai detto la parola giusta, sì, è vero, la mia amante, nel senso che, ma sai perché questo amore è venuto sviscerato, è cresciuto nel corso del tempo? Perché era un amante che la stavano uccidendo, era un amante che la stavano umiliando, e abbiamo subito, tu lo sai, noi proprio con il Nicolino alla vostra emittente abbiamo proprio voluto premiare anche le battaglie che voi attraverso l'informazione avete dato alla città vecchia proprio nei momenti più bui. Molto spesso con il tuo aiuto anche, perché Michele, insieme a te abbiamo anche cercato di raccontare in questi mesi, senza entrare ora nello specifico, anche come sta cambiando Bari Vecchia. Perché poi questo pericolo per la città vecchia in realtà c'è ancora a tutt'oggi, perché a no, volte la valorizzazione non è sempre una valorizzazione, ma rischia di essere poi una perdita di valori. La verità, questo rischio sta sempre aumentando, più che c'è ancora, sta aumentando in misura, secondo me, sproporzionale. Si deve, chi andrà al posto di Decaro, devono prendere delle misure a tutela di quel piccolo nucleo che oramai è rimasto della città vecchia. Quindi se non si tutela la baresità, non si tutela la nostra identità, non è che si va lontani. Facciamo però un passo indietro, Michele, perché stiamo ovviamente cadendo nel solito tranello di confondere la figura di Michele Fanelli con quella della baresità. Invece noi oggi vogliamo conoscere meglio la persona. Allora, rimaniamo comunque legati a Bari Vecchia. Il tuo ricordo più bello all'interno di Bari Vecchia, magari anche che risale all'infanzia? Di ricordi ce ne sono tanti, Il ricordo più bello che ho proprio di questo periodo di Natale, ecco, si respirava veramente l'aria di Natale, io me lo ricordo. La cosa più bella è quando mia madre cominciava a si utavolire e cominciava a fare la cartellata, la castagnette, e noi portavamo al forno per farli cuocere, e non vedevamo che andavamo a riprendere, facevamo a gara per andare a riprendere, perché l'avevamo mangiato di castagnette, perché tutto aspettavamo un anno per assaggiare. Diciamo che i ricordi più belli sono legati proprio al periodo di Natale. Anche se era un Natale povero, però era un Natale molto più allegro, più sentito, più forte.
Ma ti è mai venuta voglia invece di abbandonarla, Bari Vecchia, dire basta, sono stanco di tutta questa baresità? Perché Bari Vecchia comunque sì, è vero, un'amante, è un'amante impegnativa, però me ne vado in un altro quartiere. L'hai mai fatto sto pensiero? No, 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 non l'ho fatto mai, credo che forse non lo farò mai. Non lo farò mai perché per me Bari Vecchia è un tutt'uno. Ci sono nato, cresciuto e spero anche di morirci. Anche se oggi come oggi non è dato neanche morire a Bari Vecchia. Questo sarebbe il titolo di un bel film, ecco, morire a Bari Vecchia, ma non dalla criminalità, morire in naturale, ecco, vivere fino alla fine la propria esistenza. In senso quasi come... sentimentale, possiamo dirlo. Esatto, in senso sentimentale, perché in effetti è così, è così. Infatti, anche perché lo abbiamo detto prima, quando si parla di un amante poi della la città, la città vecchia, mm-hmm. Quindi con tutto quanto quell'amore, quella passione che c'è, che poi finché morte non vi separi, come si dice di solito. Bello questo, bello. Michele, noi spesso in questi mesi, questi giorni, stiamo ovviamente parlando di amministrative, quindi tutti aspettiamo non soltanto di conoscere i nomi delle persone che poi andremo a votare, ma soprattutto i loro programmi. Che cosa ti auguri per Bari Vecchia? Speri di trovare nei programmi un capitolo dedicato proprio a Bari Vecchia? Ma guarda, io spero di trovare un bel programma. Ripeto, non mi voglio fossilizzare solo nella città vecchia, mm-hmm. Sotto l'aspetto politico la città è tutta, però certo un ottico particolare va dato al centro storico e se mi permetti non solo nella città vecchia ma proprio ai centri storici della città, mm-hmm. Io domenica sono stato a Carbonara e a Carbonara per esempio ho visto che c'è veramente tutta un'altra realtà, una realtà di campanile, una realtà dove loro non si sentono paresi, è vero. E perché hanno la loro identità e quindi la città, dico chi amministra la città, deve avere un occhio lungimirante, deve abbracciare tutte queste realtà e farle sentire un tutt'uno. Invece noi non ci sentiamo ancora un tutt'uno, noi di Bari Vecchia ci sentiamo il cuore della città, però pure a Carvanese senti il cuore della città, pure a Ceghi. Michele, tra l'altro permettimi di dire che quando vengono prese decisioni che arrivano calate dall'alto con i cittadini che in qualche modo si ribellano, le decisioni su cui poi spesso si è tornati anche indietro, perché a Carbonara è successo fondamentalmente questo tante volte. E poi è normale che questa distanza. Ho fatto Carbonara per fare un esempio. No, ma l'esempio è lampante, perché noi l'abbiamo raccontato in questi giorni stessi, cioè quando è stato aperto un cantiere, per dirne una, durante il periodo delle feste davanti alle attività commerciali. Allora, e quando succedono cose, vengono prese decisioni di questo tipo, e allora poi non ci meravigliamo che da Carbonara dicano vogliamo essere un comune a parte, cioè è scontato, cioè succede, perché poi purtroppo la politica in questo deve essere probabilmente anche più attenta ai territori, a maggior ragione nelle periferie dove insomma ci sono una serie di criticità, ci sono una serie di situazioni su cui bisognerebbe essere più accurati, più attenti. Sì, ma l'occhio diciamo, dell'amministratore è quello di generale, quello di vedere un po' tutto, no? E quindi anche queste realtà vanno. Ma io credo che facendo questo non si fa altro che unire la città. Se un'amministrazione comunale fa un occhio particolare sulla città vecchia nell'ottica del bene comune, attenzione, io non sto dicendo nell'ottica di determinate categorie o favorendo, no, nell'ottica del bene comune, io credo che veramente si crea l'unione fra la città. Ho portato l'esempio di Carbonara, ma ti potrei portare l'esempio delle altre periferie, però queste periferie come Carbonara, Celle e Roseto, diciamo che non sono proprio periferie, sono state fino al 28 dei comuni a sé e avevano una loro identità, hanno un loro dialetto, hanno una loro storia, e quindi far sì che questi municipi abbiano più autonomia. Praticamente stiamo parlando del decentramento politico amministrativo della città. Noi abbiamo 5 municipi, diciamoci la verità, sono 5 scatole vuote, dove l'amministrazione comunale spende 450.000 euro all'anno per pagare solamente i consiglieri circoscrizionali, che non hanno assolutamente nessun potere,
hanno solo la voglia e l'impegno di fare qualche cosa per la città, purtroppo sono limitati nelle deleghe, perché non hanno deleghe. Se invece l'amministrazione darebbe più deleghe ai municipi e forse toglierebbero qualche assessore in meno, beh, forse la cosa funzionerebbe un po' di più, perché ti faccio un esempio: io sto da 3 anni che mi sto a Gasgolè per fare gestire Do Chiang a piazza in Curia, sono 3 anni e non si riesce ancora a quella Chiang è sprofondata di 20 centimetri, però sta ancora lì. Allora, se il decentramento funzionasse, le cose si risolverebbero in un lasso di tempo. L'unica molto, cosa molto che resta decentrata è la Chianca, abbiamo capito che quindi questo perché deve essere sempre decentrato, perché non la vende nessuno, dico, per dire, si è pensato, De Caro ha fatto un ottimo lavoro, per l'amor di Dio, assolutamente, anzi, lo ringraziamo. Però le piccole cose sono legate ai territori, e i territori che giustamente non è che il sindaco può pensare alla buca, alla Chianga di tutta la città, siamo una grande città. Però se il decentramento funzionasse, se i municipi funzionassero, avessero il loro ufficio tecnico, il loro intervento immediato, credo che tanti altri problemi che servono al quotidiano, servono al mantenimento del quotidiano, credo che si salverebbero, si farebbero prima. Infatti. Michele, siamo arrivati al termine, sì, di questo dobbiamo spazio. Dobbiamo salutarti. Grazie mille per essere stato con noi e salutaci la tua amante Barivecchia, perché insomma devo dire che cerchiamo di amarla un po' tutti. Bellissima donna, grazie. Però grazie. Vi devo dire che questa amante, invece di vecchiare, ringiovanisce sempre più. E che è quello il dramma, altrimenti te ne saresti già stancato. Si sa come siete voi maschi. Grazie. Okay. Grazie, okay. A Michele Panelli. Grazie a voi. Grazie a voi. Michele, un abbraccio grande. Pubblicità. Noi ci fermiamo. Pubblicità, torniamo tra pochissimo.